Buongiorno a tutti. Allora, bentornati sul mio canale. Cosa parliamo? Come avrete letto dal titolo, è ritornata la possibilità di poter sfruttare questa offerta. Ce ne sono due addirittura, quindi una per la telefonia mobile, una per la fissa. Quindi abbiamo la fibra che torna di Poste Casa ultra veloce con l'offerta che feci io ai primi di marzo. E poi c'è quella di Poste Mobile, quella la Wow. Quindi cosa dovete fare? Se siete interessati, se avete pensato di cambiare, insomma non siete contenti della vostra fibra, cosa dovete fare? Allora andate nel sito delle Poste, non quelle delle Poste Mobile, perché lì troverete un'offerta diversa. Allora vi faccio capire subito di cosa parlo, dopo la sigla. Allora, come già detto, ci sono due offerte, una fissa, una mobile. Andiamo sotto postemobile.it e troverete questa offerta qui. Questa è quella del mobile, quindi è uscita. Questa è l'offerta che ho fatto io tempo fa. La creo in Wow 30 giga, quindi sono 30 giga e minuti SMS illimitati. Questa ha una validità fino al 29, lo vedete qua, esclusiva online fino al 29 maggio, e avrete una velocità 4G Plus fino a 300 megabit al secondo. Perché vi dico di non andare dal di qui? Se vi faccio vedere, se andate sotto le offerte casa dal sito di postemobile.it e andate a cliccare su fibra Poste Casa ultra veloce, se ci cliccate vi porta in questa pagina dove non si vede questa cavolo di offerta, viene fatto a 26,90 euro. Ok, vedete che è diverso e non ho capito il perché non venga aggiornata. Allora cosa dovete fare? Andate su poste.it e qui troverete questa offerta. Vi mando una pagina indietro, quindi poste.it è questa qui. Qui scorrendo, vedete, ci sono le varie tipi di offerte che i servizi che offrono le poste, ma troverete questa pagina. Poste Casa ultra veloce 19,90 euro ed è fino al 31 di maggio, quindi c'è una scadenza, quella del mobile il 29, questa della fibra il 31. Cosa comprende? Se avete visto già dei miei video sapete già cosa comprende questa offerta, ma la andiamo a rivedere. Vi faccio vedere perché questa qui è una fibra che può essere sia FTTH e FTTC, dipende dalla vostra copertura. Quindi basta che andiate sul vostro bel sito Poste.it, cliccate sull'offerta, potete fare verifica e acquista, quindi andrete a vedere la vostra copertura. Vi metterete il vostro indirizzo, tutti i vostri dati e poi fate verifica la copertura. Vi dirà cosa potrete avere. Se andate in basso, vi faccio vedere dove c'è scritto termini e condizioni, queste saranno le velocità che potrete avere, dipende insomma dalla vostra copertura. Quindi potete navigare in download fino a 1 gigabit e in download e 300 megabit in upload, insomma dipende dalla vostra copertura. Cosa comprende questa offerta e i costi, come ho fatto io a marzo, 19,90 euro IVATO al mese, più un costo di 19,90 euro, anche questo IVATO, per l'attivazione, e poi ci saranno un'imposta di bollo di 16 euro ma spalmate in 8 mensilità, quindi avrete 2 euro su ogni fattura, insomma fino a questo costo di 16 euro sono le prime 8 fatture. In più avrete una chiavetta USB, adesso non ce l'ho perché l'ho messa via, ma io ce l'ho, ho tolta la SIM e l'ho inserita nel tablet. Quindi avrete una chiavetta USB, non è Wi-Fi, è una chiavetta che potrete inserire nel vostro PC o nel vostro portatile, lui si collegherà direttamente su internet. Oppure la potete smontare, come ho fatto io, togliete la SIM e la potete inserire dove volete, avete
uno smartphone, volete fare l'hotspot, va benissimo. Avete un router mobile, lo potete mettere lì. Avete un tablet LTE, lo potete inserire lì. Ve lo potete portare ovunque, avrete sempre una connessione, qui in questo caso copertura Vodafone, e la potrete utilizzare dove volete. Invece la fibra è sotto copertura TIM. Allora, qui a casa mia, copertura Vodafone PosteMobile nella mia SIM, vi faccio vedere in questo momento a quanto sta andando. Logicamente cambia, è diverso da vari momenti. Questa è la connessione che mi sta dando in questo momento PosteMobile copertura Vodafone. Sono sui 50 megabit al secondo, c'è un ping di 42 millisecondi e poi l'upload è molto molto scarso in questo momento, molto molto lento. Non è che cambi tanto da quello che aveva prima Vodafone, la copertura quella, quindi anche qui la sera sono arrivo a una velocità molto più alta, arrivo anche 140 150 megabit al secondo. Vi faccio vedere invece quello che va in questo momento, la fibra di Poste Casa ultra veloce, facciamo via e ve lo faccio vedere in questo momento. Il ping molto buono di 11 millisecondi e in questo momento sono quasi, ecco, sorpasso sui 100 110 120 megabit al secondo in download, e la prova vi dico di già che più di 20 non dà, perché arriva al massimo, la mia offerta arriva al massimo a 20, come potete notare infatti a quella velocità lì. Direi molto interessante queste due tipi di offerte in questo momento, veramente secondo me è tra le migliori offerte, per chi non potesse sfruttare questa fibra di Iliad, come nel mio caso. E il prezzo diciamo che è molto molto interessante, 19,90 € al mese, abbiamo due connessioni, abbiamo la fibra in casa, possiamo avere anche la penna, la chiavetta USB con giga limitati, non c'è nessun'altra offerta con questo prezzo. In più, se volete, c'è anche, per chi non dovesse utilizzare tantissimi giga come nel mio caso, se io arrivo a 5 giga, un'offerta come è la Wow 30 giga 4,90 €, direi che è molto molto interessante. Quindi pensateci bene e casomai andate a fare la verifica di questa connessione, se rientrate, insomma, se avete la possibilità di poterla sfruttare al massimo. Va bene ragazzoli, grazie per l'attenzione, spero di aver fatto cosa gradita. Per chi fosse interessato, chi era interessato però non poteva sfruttare questa occasione, è il momento giusto. Se avevate pensato, non avete potuto sfruttare quel momento, adesso è l'occasione, è arrivata. Quindi 19,90 € la fibra, e invece c'è quell'offerta di Poste Casa, quella da 30 giga 4,99 € sotto copertura Vodafone. Quella mobile scade il 29 maggio, quello della fibra scade il 31 maggio. Bene, noi ci vediamo prossimamente, il solito saluto ai nuovi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Teto.